Chi c'ha una sigaretta e non me la vuol dà, gli possa morire il padre e la madre. Tutti orfani. Passatemi la bottiglia che mi venga a fare una tirata. Cansati. E chi giudicati? Hanno carcerati per Pasqua la bottiglia. Guarda come sono fiacchi. Poverelli, gli hanno lisciato il pelo. Va un po' a sentire. E vaccene. Ammappere che fiacca. Tu non vedi l'ora di morire per riposare. Quanto? Mesi? Anni? 3 anni. Sarai contento, no? Ma come può essere? Io vorrei sentire l'avvocato. Sì. Avvocato! Avvocato, vieni qua! Che avvocato? Ma qua l'avvocato, mannaggia! A lasciare perdere che non c'è più niente da fare. 3 anni, oh, 3 anni, povera mamma mia, mannaggia! E mica è colpa mia! 150.000 lire, povera mamma mia! E va bene, ma... Ma avete murato io, ma avete! Va bene? Ma bisogna essere uomini. E allora che coraggio c'hai? Ma perché? Ma che io sono fortunato. Non me lo casa, ma... Ma Peppe, è su, non t'avvirire. A tua madre ci penso io. Se quando esco quell'affare mi viene ancora a bere, vedrai. Se stavo fuori, porco mondaccio cane. Tu stai a pensare all'affare ancora. Chissà che fesseria che era. Fesseria? L'altro mese qua dentro c'è stato un muratore del transito, aveva dato una coltellata al cognato, mi ha detto che poco tempo fa ha tirato su un muro di sfoglia, sai, uno di quei muri che se buono con un dito, tra una camera da pranzo e un locale del Monte di Pietà. E in questo locale che c'era? La Commare. Chi? La Commare, la cassaporta dei preziosi. E dimmi tu chi è più scarognato, te o io? Sai che bella consolazione. E come c'entravi nell'appartamento? Bussando, con permesso che devo fare un buco. Ma come sarebbe come c'entravo? Dalla carbonaia, no? È un appartamento vuoto. È un'eredità indivisa, sai, roba d'impicci, roba da tribunali. Vuoto, hai capito? E io sto qui, inchiodato. E dove sta? A Via delle Madonne. Lo sai che ti dico? È un bel colpo. Mi piace. Dove vai, io? Esco. Mi hanno dato un anno con la condizionale, quindi te saluto e sono. Te possi ammazzate brutto, vigliacco lunderino.